Nuovo appuntamento con Spazio Notizia, rieccoci, ben ritrovati. La cronaca in apertura partendo dal Siracusano e da un doppio intervento dei carabinieri che ha portato a un arresto proprio a Siracusa e una denuncia a Noto. Vediamo perché nel nostro servizio. I carabinieri della stazione di Siracusa Belvedere hanno tratto in arresto un 42enne in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Catania, poiché è stato riconosciuto colpevole di calunnia ed estorsione, reati commessi rispettivamente nel 2008 e nel 2012 a Siracusa e condannato a 4 anni e 8 mesi di reclusione. L'uomo, pertanto, dopo le formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale Cavadonna di Siracusa. I carabinieri della stazione di Noto hanno invece denunciato un 37enne del luogo per porto abusivo di armi ed oggetti atti a offendere. Nell'ambito del controllo del territorio, il 37enne è stato identificato a bordo di un'autovettura e sottoposto a perquisizione personale e veicolare ed è stato trovato in possesso di due coltelli a serramanico. Le armi sono state sequestrate e il 37enne è stato denunciato all'autorità giudiziaria aretusea. Tenta una rapina all'interno di una farmacia, ma viene poi individuato dai carabinieri. Il fatto è avvenuto a Capaci, nel Palermitano, e un 35enne, come detto, è stato beccato e poi denunciato. I carabinieri della stazione di Capaci hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo un 35enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile di tentata rapina. Lo scorso 31 gennaio un uomo a volto coperto si è introdotto presso la farmacia comunale nel centro di Capaci, minacciando le dipendenti per farsi consegnare il denaro in cassa. Le farmaciste, nelle concitate fasi, riuscivano a chiamare il 112 e il rapinatore, accortosi che l'allarme era stato lanciato, ha preferito fuggire senza riuscire a portare a termine il suo proposito criminale. L'immediata attività investigativa condotta dai carabinieri, grazie alla comparazione delle testimonianze e all'acquisizione delle immagini estrapolate dall'impianto di videosorveglianza della farmacia, ha permesso di individuare il presunto autore del fatto, come detto, un 35enne del posto che è stato denunciato. Da Capaci a Vittoria nel Ragusano, dove un giovane, un 24enne, invece finito in manette, arrestato dagli agenti della Polizia di Stato, era infatti in possesso di sostanze stupefacenti da spacciare e deteneva anche un fucile, ma lo deteneva illegalmente. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal questore della provincia di Ragusa, il personale della squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Vittoria ha tratto in arresto un 24enne pregiudicato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illecita di arma comune da sparo con relativo munizionamento. Nello specifico, nei pressi di Piazza Berlinguer, l'attenzione degli investigatori si è focalizzata su un fuoristrada che, alla vista degli agenti, aveva aumentato repentinamente la marcia, transitando a velocità sostenuta in Viale Europa e mettendo in pericolo l'incolumità di pedoni e automobilisti. Immediatamente la pattuglia si è posta all'inseguimento del fuoristrada, riuscendo a bloccare la sua corsa poco dopo nei pressi di via Bufalino. Il conducente, sottoposto a controllo, è risultato essere un soggetto già noto alle forze dell'ordine. A bordo dell'auto, gli agenti hanno rinvenuto, occultati all'interno di un borsello celato tra il sedile lato guida e il tunnel del cambio, 17 grammi di cocaina in pietra, oltre a materiale necessario per il peso e il confezionamento dello stupefacente. In considerazione di quanto rinvenuto, il personale operante ha effettuato una perquisizione presso l'abitazione del giovane, rinvenendo anche mezzo panetto di hashish del peso di circa 60 grammi, la somma di 90 euro, verosimilmente provento dell'attività di spaccio, e ulteriore materiale necessario per il peso e il confezionamento della droga. Nel prosieguo della perquisizione domiciliare, all'interno della camera da letto del 24enne, sono stati rinvenuti anche un fucile calibro 12 detenuto illegalmente con relativo munizionamento
abilmente occultati all'interno di un tappeto chiuso con del cellofan. In considerazione di quanto rinvenuto, il giovane, espletate le formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Ragusa a disposizione dell'autorità giudiziaria competente. Cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo a Giardini Naxos, dove è stato presentato il terzo comitato di Sud Chiama Nord, ovvero il movimento fondato da Cateno De Luca, l'attuale sindaco di Taormina, il quale, intervistato da Mauro Romano, ha annunciato anche la risoluzione del contratto con Tecra, ovvero la società che si occupa della gestione dei rifiuti proprio a Taormina. Vediamo l'intervista. Sindaco e leader di Sud Chiama Nord Cateno De Luca, oggi siamo a Giardini Naxos, praticamente un socio di Sud Chiama Nord per ogni famiglia? Beh, ci siamo quasi, anche perché 400 iscritti a Giardini Naxos attraverso tre comitati è un risultato importante. Probabilmente Giardini Naxos ha questo record nazionale, cioè di avere un numero di soci a Sud Chiama Nord in relazione agli elettori che è più alto d'Italia. Maurizio Priolo è il presidente del comitato Una Marcia in Più. Ecco, cosa significa Una Marcia in Più per Giardini Naxos? Ma Una Marcia in Più è quella che serve, quella è necessaria, deve vedere ad una politica comprensoriale, deve avere degli amministratori che sono in grado di portare in alto il nome di Giardini, che deve camminare ad una velocità alla pari con Taormina e con tutti i paesi limitrofi. Le volevo fare una domanda, sindaco di Taormina, su Taormina. Ecco, l'1 maggio si rompe il rapporto con Tecra? Sì, abbiamo già notificato la risoluzione in danno, abbiamo anche già messo nero su bianco un risarcimento di circa 5 milioni di euro per servizi non resi, e soprattutto si chiude una triste pagina che ci ha visto protagonisti da quando ci siamo insediati, ma che ha visto anche l'omissione e la complicità di chi ci ha preceduto, e questo è stato un elemento grave che abbiamo dovuto mettere in evidenza anche nelle denunce che abbiamo fatto. Di conseguenza ci saranno dei percorsi da un punto di vista civilistico che sono quelli che ormai portano comunque alla risoluzione in danno, sicuramente anche di carattere penale, perché come ho avuto modo di dire la comunità è stata truffata e qualcuno dovrà risponderne. Lei sarà sindaco della Sicilia, De Luca? Noi lavoriamo per concretizzare questo obiettivo, ci siamo arrivati vicini, il 25 di settembre del 2022 si stanno creando le condizioni per rompere questo sistema e creare un'area alternativa a questo centrodestra. Il lavoro che si sta facendo all'interno del Parlamento siciliano con le altre forze d'opposizione ci sta mettendo nelle condizioni di trasformare in progetto le diverse sensibilità che caratterizzano l'attuale opposizione, ma che comunque sono la maggioranza dei siciliani. L'ultima domanda, sindaco. Sud Chiama Nord, alle europee andrà da sola? Sarà assunta la decisione l'1 e il 2 di marzo all'assemblea che è stata convocata, l'assemblea nazionale a Taormina. Saranno prospettate varie opzioni e la scelta sarà presa in quel contesto. Noi in questi giorni stiamo lavorando per avere più opzioni da sottoporre all'assemblea. Una cosa è certa, il 2 di marzo comunque la decisione si prenderà. Restiamo a Giardini Naxos, dove si parla di ripascimento delle spiagge e insabbiamento del porto di Schisò. Mauro Romano ha fatto il punto della situazione in vista della stagione turistica con l'assessore Ivano Cantello. Assessore di Giardini Naxos, Ivano Cantello, si sta puntando al ripascimento e a liberare dalla sabbia il molo di Schisò. Qual è il progetto dell'amministrazione attiva? Sì, dopo 10 anni dall'ultimo intervento questa amministrazione comunale ha pensato ad un programma di salvaguardia di tutta la costa del Golfo di Naxos con un intervento di rifascimento delle spiagge principalmente erosi dalle maree e dal dragaggio del porto che negli ultimi anni
l'insabbiamento ne ha limitato l'utilizzo. Quindi è volontà di questa amministrazione di effettuare il dragaggio del porto di Schisò e di ripascimento della spiaggia, quindi trasportare la sabbia nella spiaggia di San Pancrazio, che è stata maggiormente erosa dalle maree. Io come assessore con delega alla portualità ho interloquito con il commissario attuatore della regione di Sicilia, che ha sposato questa iniziativa e ha condiviso, diciamo, questa progettualità, e già dalla prossima settimana questo progetto sarà presentato ai tavoli della regione Sicilia. Un progetto, diciamo, che punta ad essere anche risolutivo, nell'ottica di guardare ad una nuova idea di portualità, proprio con un'idea di infrastruttura innovativa, quale è quella del porto turistico, puntando sul rilancio della comunità e del comune di Giardini Naxos, quale punto di riferimento di grandi flussi turistici che l'hanno attenzionata negli ultimi anni, come anche ad importanti investimenti commerciali. Diciamo che questa iniziativa, per essere realizzata, è necessario che ci sia la sinergia di tutti gli attori interessati, quindi dal punto di vista delle istituzioni politiche locali, regionali e nazionali, pronto per puntare sullo sviluppo economico di Giardini Naxos, ma di tutto il comprensorio, che negli ultimi anni, come detto, può diventare meta turistica del turismo internazionale di alta qualità. E sempre a Giardini Naxos, l'associazione AIACE, un'associazione che si occupa dei diritti dei consumatori, apre un nuovo sportello proprio per venire incontro alle esigenze di quanti si trovano in difficoltà. Sentiamo il presidente Spartà. Buongiorno a tutti. Questo appuntamento che abbiamo è per intanto dirvi che ci sono stati sviluppi sulla rimanenza dell'Agenzia delle Entrate qua da noi. Invece di Taormina dovrebbe essere spostata nel locale dell'ex macello di Giardini. Speriamo che presto abbiamo la definitiva assegnazione, e quindi un altro piccolo successo per la nostra associazione. AIACE, tra le sue attività, ha aperto anche uno sportello per tutti i cittadini, assieme in una, diciamo, organizzazione con altre associazioni dei consumatori, che in tutta la Sicilia ha una presenza per aiutare nelle problematiche che tutti i consumatori hanno per le utenze, specialmente Enel e Telecom, telefonia. E siamo aperti nei giorni dispari, lunedì, mercoledì e venerdì, a tutti i consumatori che hanno queste necessità. L'ufficio è qua nel Baglio San Pancrazio Giardini Naxos, per cui aspettiamo chi ha queste problematiche, sia di utenze, ma anche di acqua, anche di problematiche di utenze con il comune o con l'Agenzia delle Entrate. Per la diocesi di Acireale sono invece in arrivo 45.000 euro per 9 progetti che riguardano oratori e centri giovanili. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. La diocesi di Acireale, ed in particolare alcuni oratori parrocchiali che si snodano dalla zona mare a quella pedemontana, hanno partecipato al bando pubblico denominato Famiglia al Centro, indetto dalla Regione Siciliana. I destinatari del progetto, che potranno usufruire del contributo regionale per il sostegno di 5.000 euro, sono gli oratori e i centri giovanili, nel caso diocesano legati alle comunità parrocchiali. 9 i progetti diocesani per un importo totale di 45.000 euro, che si sono aggiudicati il bando grazie al supporto del vescovo Antonino Raspanti e del direttore della pastorale giovanile Don Orazio Sciacca. Ben 9 delle nostre comunità parrocchiali sono riuscite ad entrare in questo progetto, in questi finanziamenti, e si stanno pensando delle attività, dei momenti di formazione, dei momenti ricreativi e dei momenti di dialogo con delle figure specializzate e competenti, perché si possa sempre più favorire il dialogo fra le famiglie, ma all'interno della stessa famiglia, quindi fra i ragazzi e i genitori, con i giovani. Tutto ciò prende spunto e origine proprio dal periodo post-Covid che abbiamo vissuto. È tutto, possiamo chiudere questo appuntamento con Spazio Notizie. A più tardi.